Noi appunto siamo due orticoltori ma anche due musicisti. Per questo motivo ci piace definirci ortisti, mettendo insieme i due mondi. Ma cosa fa un ortista che appunto mette insieme due mondi? Uno sforzo pazzesco fa. Sì, porta a spasso il suo piccolo pezzo di terra, il suo appezzamento portatile, prêt-à-porter, di terra rossa, argillosa, che al di sotto cela la magnificenza delle verdure. Bellissime qua, vedete, ben disposte. Sono verdure strane, però vedo qualcosa in mezzo. Sono verdure reali, ma che al centro hanno la tecnologia. Questa una scheda Arduino, il nostro compito, quello di unire tecnologia e natura. Una scheda Arduino che, vedete, da cui si dipartono questi capelli elettrici colorati, dei fili, dei cavi, che collegati alle verdure, grazie all'acqua contenuta nelle verdure, quindi alla conducibilità elettrica, riesce a decodificarne il suono, l'energia, i pensieri e le vibrazioni. In realtà questa scheda Arduino è il fratellino di una scheda Arduino, infatti si chiama Ototo, che in giapponese vuol dire fratellino. Fratellino, esatto. Perché l'ha modificata, appunto, l'ha elaborata un ingegnere. Yuri Suzuki, un genio. Mentre originariamente era delle nostre parti, perché è stata inventata da ingegneri dell'Olivetti. Dell'Olivetti a Ivrea. A Ivrea, infatti si chiama Arduino. Arduino. Esatto. Ma noi usiamo questa Ototo, quindi vi abbiamo confuso abbastanza le idee. Ma cosa serve questa scheda? Serve appunto per creare come aprire dei canali, degli interruttori. Un ponte, aprire quasi un ponte sui canali. A noi artisti è servito per aprire il nostro ponte interno verso la natura e riuscire a tirare fuori dalla natura i racconti della natura, delle verdure ad esempio in questo caso, e quindi la creatività che la natura ci comunica. Ecco, ma andiamo subito a testare le verdure, a vedere se con il tocco riusciamo ad ascoltare ad esempio il suono dell'acqua contenuta nelle verdure, le gocce d'acqua. Vuoi provare con una melanzana qua? Prova, vediamo, senti? Riconoscete? Io le riconosco, sono le gocce d'acqua che l'ortista ogni mattina mette nell'orto elettronico. Senti? Senti l'acqua che percola nella falda freatica di cui ci hanno parlato prima. L'acqua che l'ortista mette nell'orto alla lunga si accumula, fa un'onda. E l'ortista, che è anche un po' musicista, in fondo cosa fa? Cerca un'onda sonora per prenderla e farne delle forme che piacciono a lui. Ad esempio a noi piacciono le canzoni. Esatto. Le canzoni che ci vengono ispirate direttamente dagli ortaggi. Le verdure si rivelano a noi, si raccontano, e la prima a raccontarci la sua storia è stato un ortaggio triste. Immaginate la storia della melanzana. Un po' scuro, vedi, così. Immaginatela. La melanzana. La melanzana che si è rivelata e ci ha raccontato questa canzone, che ha un titolo molto originale, si intitola O Melanzana. Di ci è venuta così. Bagini, Carlone, dirige l'orchestra Melanzana. La melanzana, melanzana, quando in frigo da una settimana, non si comporta bene e non sopporta bene la vicinanza delle zucchine. Fa marcire dentro perché non regge il tempo, perché la pelle cede, diventa molle e cade, diventa aspra e forte, e se la tagli è scura e sotto il sale suda e piange forte e prega. Thank you.
melanzana, melanzana, non ha la forza della zucchina. La melanzana è viola, per via di quella rabbia si sente sola e strana. La melanzana, guardala bene ancora, le basta una parola per fare un sugo buono, le basta il tuo perdono. Oh melanzana, io ti perdono, la vita in frigo è dura, se hai la pelle scura. Lo so, lo so, lo so. Grazie, grazie alla melanzana che ci fa sempre bene al cuore. L'entusiasmo per la melanzana. Il piatto di Novara. Noi raccontiamo quindi, avete capito, attraverso questo esperimento scientifico-tecnologico di una certa levatura. raccontiamo quello che è il nostro orto, che è un po' un orto mentale, anche mentale, esatto. Se vogliamo, fatto di progetti, di idee, cose che vengono, che fruttano, ma non, certe volte non vengono neanche. Però raccontiamo non solo il nostro, ma anche l'orto degli altri, orti di, degli altri, perché appunto si dice spesso che le verdure non escono dal seminato, stanno nel loro orto, quindi non conoscono quello che accade un po' al di fuori della palizzata. Tocca a noi quindi raccontare il mondo al di fuori, gli orti degli altri appunto. Il primo orto che vogliamo raccontare alle verdure, il primo e l'unico questa sera, è l'orto del cantante dei Talking Heads. Io ho letto... Ho letto che negli anni '80 Tina Weymouth, già bassista dei Talking Heads, aveva comprato un pezzo di terra ad One Street, Tribeca, New York, e ci andava con il gatto, però ci andava a far raspare un po' la terra, così a correre, ma si annoiavano, si annoiava il gatto e si annoiava lei. E così l'orto, cioè l'orto, questo pezzo di terra passò nelle mani del marito, Chris, batterista dei Talking Heads. Che non sapeva cosa farsene, e lo girò a Jerry Harrison, chitarrista dei Talking Heads, il quale pensò di allevarci le lumache. No, disastro. E così questo pezzo di terra da Tina a Chris a Jerry finì nelle mani di David Byrne. Ma cosa avrebbe fatto? Cosa ci avrebbe fatto David Byrne, cantante dei Talking Heads, di un pezzo di terra bavoso? Niente, ovviamente niente. Nulla, nulla, fino a quando al pomeriggio aveva dato un appuntamento al brasiliano Tom Zé. Erano gli anni 90 e come sempre David era in anticipo. Trovandosi misteriosamente le chiavi ancora in tasca, pensò di fare un salto al vecchio recinto. Stava lì in piedi, dritto, a gambe larghe, a osservare un gatto che camminava in equilibrio sulla palizzata, quando comparve proprio Tom, il brasiliano Tom, che gli disse in brasiliano: cosa stai facendo, David? E lui rispose in inglese, essendo americano: guardo i peperoni del futuro. Quali? Questi? Disse Tom, porgendo a David una bustina trasparente. Dentro c'erano i semi di una razza straordinaria di Bahia. Nel 1992 il recinto di David divenne un orto urbano che produsse 30 kg di peperoni rossi e gialli. Nel 94 furono introdotte razze verdi, piccanti, psichedeliche, pop, proveniente dal Nepal, dal Nord Africa, da Cuba. Tutto un mondo che però bisognava proteggere dal gatto. Ma era veramente il gatto di Tina? Lei negò sempre. Vedi, quest'oggi non ha voglia di andare, vedi? Vediamo se riusciamo a farlo. No, ok, vedi. I peperoni del futuro. Peperoni,
verdi, arancioni, rossi, gialli, verdi, arancioni, peperoni, sono buoni. Conoscevo un gatto che li studiava, girava per l'orto e li guardava, fingeva indifferenza ma li studiava, poi di notte a tu per tu lui si strusciava sui peperoni. Poi un giorno il gatto è sparito, è sparito il gatto. Il gatto è sparito, è sparito il gatto. Poi un giorno il gatto è sparito, è sparito il gatto. Gatto è sparito, cercalo! Il gatto è sparito, è sparito il gatto. Il gatto è sparito, è sparito il gatto. Il gatto 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 è sparito. L'ha morsicato un ratto. Forse l'ha preso un matto, oppure han fatto un patto, che non toccasse, non toccasse, non toccasse più i peperoni. Che non toccasse, non toccasse, non toccasse più i peperoni. Preso un matto, oppure ha fatto un patto, che non toccasse, non toccasse, non toccasse più i miei peperoni. Che non toccasse, non toccasse, non toccasse più i miei peperoni. Rossi, gialli, verdi, arancioni, rossi, gialli, verdi, arancioni. Si è sgonfiato. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie.